guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Potenza della natura? Non troppo. Dopo 5 anni dalla frana impressionante che sconvolse il paese di Maierato, pochi chilometri da Vibo Valentia, si chiude l'indagine dei carabinieri del NOE con un verdetto che mette sotto accusa ancora una volta la cattiva gestione del territorio. A provocare il collasso del terreno è stato un improprio smaltimento di sostanze inquinanti. Fuori di qui! Ma siete dei pazzi ancora a rimanere! Era il 15 febbraio 2010, improvvisamente un'enorme massa di terreno si stacca dalla collina appena sopra il paese calabrese. 10 milioni di metri cubi di terra si spostano a gran velocità. Viene travolto tutto, alberi, vegetazione, un vecchio mulino, un pezzo di strada provinciale. Fortunatamente un comandante dei carabinieri della stazione di Maierato da giorni era in fibrillazione, insospettito da liquami maleodoranti che fuoriuscivano dal terreno. Teneva d'occhio tutti i piccoli smottamenti che stavano avvenendo nella zona. Ecco la strada, poche ore prima della frana, ed eccola praticamente lievitata 60 minuti prima. Per questo in paese era stata data una sorta di allerta che aveva permesso di allontanare persone e animali. Già 2 anni prima un agricoltore della zona aveva notato nel fosso di scolo delle acque bianche una strana colorazione ed esalazioni nauseabonde. La sua segnalazione aveva fatto aprire l'indagine che si è conclusa oggi. La frana si è verificata per la mancata gestione del depuratore ed il continuo scarico nel terreno di sostanze inquinanti da parte di 4 aziende. Una si occupa di inscatolamento di tonno, un'altra della lavorazione del vetro, altre 2 di produzione di diserbanti. Le perizie dei geologi e dei carabinieri del NOE hanno permesso di capire come lo scarico a terra, avvenuto per oltre 10 anni, ha generato una reazione chimica di disgregamento del calcare che ha contribuito in modo determinante al verificarsi della frana. Il calcare, in sostanza, era diventato una poltiglia che non ha retto al peso della collina. Il terreno poi era talmente inquinato che gli stessi carabinieri accorsi per i rilievi si sono sentiti male per i fumi maleodorosi. L'esperimento in un pozzetto irregolare ritrovato dai carabinieri ha dato la misura dell'inquinamento. Quando nella buca destinata a raccogliere i liquami è stata versata una sostanza reagente, questa si è dissolta. Era come fosse una latrina a cielo aperto. I carabinieri hanno inviato 8 avvisi di garanzia, 4 ai responsabili delle 4 aziende e 4 a funzionari pubblici del comune e della provincia che hanno omesso i controlli. I reati contestati sono disastro colposo per i 4 funzionari e disastro ambientale per gli imprenditori. La strada giudiziaria è lunga. Per ora le 8 persone coinvolte sono indagate, ma in queste ore si parla di inasprimento di pene per i reati ambientali, oltre all'obbligo di ripristinare alla perfezione lo stato dei luoghi danneggiati. In questo caso sarà impossibile.